La Cappella San Severo, uno dei monumenti più visitati di Napoli, riscuote un notevole interesse da oltre 200 anni. La sua fama è dovuta innanzitutto alla figura e al genio del suo artefice, Raimondo De Sangro, principe di San Severo, uno degli ingegni più brillanti della sua epoca, che la arricchì di nuove e pregiate opere a partire dal 1745. La cappella è costituita da un'unica navata rettangolare con quattro arconi per lato ed un breve presbiterio rialzato su di un gradino di fondo. L'ambiente è sovrastato da una volta a botte decorata dal grande affresco Gloria del Paradiso, opera di Francesco Maria Russo. Il primo artista che affrontò organicamente il lavoro fu il veneto Antonio Corradini, legato ad ambienti massonici, che giunse a Napoli nel 1749 circondato da grande fama per aver lavorato per la Casa d'Austria. All'anziano maestro va attribuito l'intero corpus plastico dei bozzetti, realizzati seguendo sempre le indicazioni del committente. Il gruppo della Pudicizia, dedicato a Cecilia Gaetani dell'Aquila, madre di Raimondo, è posto ai piedi del pilastro sinistro dell'arco grande che separa l'abside dal resto della chiesa. La statua poggia su un piedistallo semicilindrico sul quale il bassorilievo detto Noli me tangere raffigura Gesù risorto che appare alla Maddalena. Il ritratto di Donna Cecilia è collocato in un medaglione su una piramide che sovrasta la statua. La Pudicizia è rappresentata da una donna ricoperta da capo a piedi di un velo tanto sottile e trasparente che lascia apparire chiaramente l'espressione compunta e serena del viso e le opulenti forme matronali. Solo le mani e i piedi cinti da calzari sono scoperti. Da una mano all'altra ricorre lungo il corpo, in una piega più pronunziata del velo, un festone di rose. A terra è poggiato un grande vaso di profumi e dal suolo spunta un tronco reciso e rifiorito a significare la morte e il superamento della stessa. Dopo la morte del Corradini, subentrò nell'impresa Francesco Queirolo, che proseguì l'esecuzione generale dell'apparato attenendosi ai bozzetti del suo predecessore. Le opere realizzate da questo artista sono numerose: i medaglioni di sei cardinali, la liberalità dedicata a Giulia Gaetani ed infine il virtuosistico disinganno delle cose mondane, detto anche la liberazione dall'errore. Questo monumento fu ricavato da un unico blocco di marmo, compresa la fitta rete di corde annodate che aderisce solo in alcuni punti alle membra dell'uomo. Probabilmente lo scultore scolpì prima la rete e poi infilò gli attrezzi dentro le maglie per ottenere le membra del prigioniero. Ma l'artista che emerge vigorosamente tra quanti hanno lavorato nella cappella è Giuseppe San Martino, il cui straordinario Cristo velato fu elaborato su un modello del Corradini. Il corpo esanime del Redentore è avvolto nella Sacra Sindone. Questo velo tutto piegoline risulta talmente leggero e all'apparenza così intriso del sudore della morte che sembra aderire al corpo mostrandone i minimi particolari, come la contrattura del volto sfigurato dalle sofferenze, le membra martoriate, l'incavo del ventre denutrito, la piaga del costato e le lacerazioni delle mani e dei piedi. La statua del San Martino, di prodigiosa abilità tecnica, è certo l'opera più famosa della scultura napoletana, e non c'è stato storico o cultore dell'arte napoletana del Settecento che non si sia sentito in dovere di esprimere la sua opinione. Proseguendo nella visita alla cappella, scendiamo una stretta scaletta e arriviamo nella cavea, un angusto ambiente posto al di sotto del livello del suolo. In questo vano sono state collocate due vetrine contenenti scheletri completi, che mostrano le viscere nella cavità toracica e nell'addome,
mentre lungo le ossa si vede uno sviluppo impressionante di vene e di arterie. La leggenda vuole che il principe abbia iniettato un liquido mercuriale a due suoi servitori, al fine di metallizzare l'intero sistema arterioso e venoso dei due corpi. Al di là degli aspetti fantastici, in realtà le due macchine anatomiche sono il frutto degli esperimenti scientifici di Raimondo di Sangro, che a giusta ragione viene oggi considerato tra i grandi profeti dell'illuminismo. Tra le altre scoperte attribuite al principe, segnaliamo la carrozza anfibia, il tessuto impermeabile, i cannoni leggeri, l'archibugio a carica antivento ed il lume eterno, che traeva la sua fonte energetica da un particolare liquido, frutto di una ricerca tecnologica effettuata da un uomo di grande ingegno e versatilità. Ma a sua perenne memoria resta soprattutto la Cappella di Sangro, così ricca da poter essere considerata un vero museo della scultura del Settecento, e resa ancora più suggestiva dai profondi rimandi interni e dalle sottili allegorie che devono essere intese più in chiave massonica che esoterica. Un piccolo scrigno d'arte, avvolto in un alone di fascino e di mistero.